A Firenze stiamo facendo un sacco di cose e siamo contenti di questo, però era particolarmente bello sottolineare come abbiamo realizzato questo impianto in un arco di tempo davvero straordinario. Sembra di essere in Germania o in Giappone come tempistica, perché questo impianto, che sarà il cuore del sistema del movimento dilettantistico, della Lega Dilettanti, è un impianto che servirà anche, direi, sarà gestito dal Porta Romana, la seconda squadra di Firenze dopo la Fiorentina, e quindi averlo realizzato in tempi così stretti, così veloci, è una cosa che ci dà particolarmente gioia, quindi ci tenevo ad esserci. Poi oggi, tra inaugurazioni, presidenti vari che sono qua oggi, a cui va tutto il nostro la nostra accoglienza, è una giornata un po' impegnativa come tempi, ma il campo sportivo del Porta Romana c'è, e soprattutto c'è questo impianto che oggi è la casa della Lega Dilettanti e il centro federale del movimento dilettantistico. Verciano per un lato, Bozzi per un altro, Firenze è veramente il centro del calcio italiano, la capitale del calcio italiano. L'obiettivo è questo, l'obiettivo è quello di fare sempre di più di Firenze la città della federazione, delle federazioni. Anche se diventeremo capitale del calcio italiano soltanto quando ci cuciremo un tricolore, quindi io sono molto contento del fatto che la federazione sia qua, e ho detto a Beti, ho detto a Tavecchio che loro sono a casa loro qua a Firenze, però capitale del calcio diventiamo solo quando la Fiorentina vince lo scudetto, e non vediamo l'ora.